Buongiorno, bentornati ai tutorial sui passi base della danza orientale. Oggi facciamo il cerchio con il petto, quindi finalmente iniziamo a muovere anche la parte alta del corpo. Finora abbiamo fatto dei movimenti con i fianchi. La danza del ventre la chiamano proprio così perché la maggior parte dei movimenti di questa danza viene fatta con il ventre, però ci tengo a ricordare che non è un'esclusiva, le mie allieve sanno quanti esercizi faccio fare loro con la parte alta del corpo in tutte le lezioni. Oggi quindi faremo un cerchio che andiamo a scomporre esattamente come faremmo con i fianchi, quindi andiamo sia in avanti e indietro, sia in laterale, sia in diagonale e facciamo tutte e due le direzioni, sia in orizzontale che in verticale. Quindi in orizzontale abbiamo avanti e indietro in questo senso, laterale, quindi uno slide con il petto e diagonale avanti e indietro oppure disegniamo una C. Andiamo a unire piano piano avanti. Diagonale sinistra, diagonale dietro, diagonale destra, diagonale avanti. E piano piano andiamo a unire tutti questi micromovimenti, sia da una parte che dall'altra. Mi raccomando, alleniamoci sempre sia a destra che a sinistra. Quindi stiamo facendo la parte orizzontale. Proviamo ad andare in verticale, quindi un movimento che è nuovo rispetto a quello di poco fa, è sollevare e abbassare. Su, giù, quindi rimane tutto il resto, quindi la diagonale e il laterale, però anziché andare avanti e indietro andremo su e giù. Quindi da una parte e dall'altra. Su, giù, su, giù. Andiamo in orizzontale o in verticale. Tutto questo naturalmente respirando nella maniera più naturale possibile. Attenzione a non stare in apnea solo perché siete concentrati. E i fianchi quasi immobili perché cerchiamo proprio di fare un movimento isolato, quindi stando attente a non trasmettere il movimento anche in basso. Ok? Ok, vi lascio come sempre una piccola sequenza con il cerchio del petto.